tutti, eccomi qui con un tutorial. Questo è un tutorial per la festa del papà, semplicissimo e abbastanza veloce. Creeremo una lettera per, diciamo, più un biglietto d'auguri, e utilizzeremo Illustrator. Creiamo Illustrator, creiamo un nuovo documento, mettiamo una 4 orizzontale e gli diamo ok. Ecco qua, prendiamo qui la forma rettangolo, clicchiamo sul foglio e facciamo la misura 12x16, eccolo qui, e andiamo qui sullo strumento ridimensiona e clicchiamo al centro con invio e vediamo che fuoriesce questa qui, e noi gli diamo 80%. Facciamo anteprima e facciamo copia. Ok, adesso facciamo tasto destro, porta in primo piano, e lo mettiamo soprattutto. Andiamo qui e andiamo a modificare le misure, e qui facciamo 10x14, ecco qui, così che è uguale per tutti gli angoli. Ok, adesso su finestra, biblioteche di campioni, e qui andiamo su pattern decorativi e pattern monster. Ok, ecco i nostri pattern. Andiamo a prenderci la parte di fondo, diciamo, e andiamo a sceglierci uno dei nostri pattern, e io metto questo. Andiamo qui e andiamo a togliere la traccia nera e andiamo a mettere una traccia bianca. Andiamo qui su traccia e mettiamo lo spessore. Andiamo nell'interno e mettiamo un colore più chiaro, in questo caso giallo. Ok, prendiamo sempre il rettangolo e creiamo un rettangolo in questo modo, e lo facciamo di un colore un po' più verdastro, vedete, un turchese, diciamo, un celeste e giallo. Prendiamo la freccia bianca e selezioniamo il punto di destra, tutti e due, quello che vedete in questo modo, e da tastiera portiamo verso l'alto, in questo modo. Andiamo qui e togliamo la traccia, ecco qua. Prendiamo la T di testo e scriviamo auguri. Prendiamo il testo, lo ingrandiamo e poi ci andiamo a scegliere un font. Ok, fatto questo, andiamo a prendere il pennello qui, e qui ci andiamo a scegliere, vedete, questo qui, il 5 punto ovale. Mettiamo che il nero deve essere in primo piano, e qua togliamo il riempimento. Facciamo un nostro baffetto in questo modo. Andiamo qui e aumentiamo lo spessore. Prendiamo questo, lo duplichiamo. Andiamo qui a cliccare, andiamo su strumento riflessione. In questo modo prendiamo questo baffetto e lo mettiamo qui, lo avviciniamo, ok, e qui scriviamo ok. Andiamo e andiamo a cambiare il carattere e scriviamo mito. Ok, andiamo qui su finestra, testo, carattere, e qui andiamo a stringere, vedete, lo spazio. Ora andiamo
torniamo su questo e andiamo, prendiamo la linea in questo modo e andiamo a creare una linea qui e la mettiamo un blu scuro, quindi aumentiamo il ciano e mettiamo un po' di magenta. Andiamo qui e andiamo, vedete, a mettere questa qui, effetto un po' pennello. Qui mettiamo bianco. Selezioniamo questo qui e lo uniamo, me la G o CTRL G. E lo mettiamo qui. Ok, e questo qui, diciamo, è la prima facciata. Poi potete decidere di aggiungere altri effetti. Ok, ora se questo qui andiamo a vedere quanto l'abbiamo fatto per ricordarci, è 10x14, quindi facciamo un altro rettangolo 10x14 ed ecco qui, e questo lo facciamo con la traccia nera giusto per avere un segno. Questa mettiamo di questo, poi prendiamo lo strumento linea e creiamo una prima linea dove andremo a scrivere una lettera, quindi facciamo qui e andiamo a fare linea tratteggiata 4 4 4 4. Ok, ecco qui, selezioniamo questo e premiamo Alt da tastiera mentre ci spostiamo, prendiamo la lettera freccia bianca e facciamo in questo modo, premiamo Alt un'altra volta, mela D, prendiamo la T e scriviamo 19 marzo 2017, prendiamo il contagocce e andiamo a selezionarci questo carattere, lo impiccioliamo e mettiamo la data qui. Qui se volete firmate, io metto firma e voi mettete il vostro nome. Quindi questo andrà tagliato e incollato precisamente su questa facciata. Spero che questo tutorial del bigliettino più lettera vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!